E l'Italia di Bollini è in semifinale di questo Europeo Under-19 dopo il pareggio di oggi contro la Polonia, la vittoria iniziale contro Malta per 4-0, la sconfitta contro il Portogallo per 5-1. Oggi arriva questo pareggio che certifica il superamento dei gironi. Si arriva a pari punti con la Polonia, ma per un discorso di reti realizzate, perché la differenza reti per entrambe è 0, ma per un discorso di reti realizzate, l'Italia ne ha fatte 6, la Polonia 3, passa quindi la nazionale di Bollini. Quindi, per il motivo per il quale quella di Nicolato è uscita, diciamo che quella di Bollini passa. Poi alla fine il calcio è così, si compensa in un modo o nell'altro. Per l'avversaria vedremo, poi domani ci sarà lo scontro tra Spagna e Norvegia decisivo, probabilmente la Spagna perché è prima in classifica e dovrebbe arrivare prima, però vedremo un po' comunque chi sarà poi l'avversario. Fatto sta che quest'oggi la squadra ha meritato il pareggio minimo, ma poi di superare il turno. Nazionale che comunque ha interpretato la gara bene, è mancata negli ultimi metri nella conclusione, nell'uscire a chiudere poi la partita, perché abbiamo avuto occasioni molto importanti non sfruttate, in particolare nel primo ma anche nel secondo tempo. Quest'oggi confermato il 3-5-2, 3-4-1-2, diciamo così, con Mastrantonio in porta, Della Valle, Regonesi e, o meglio, Della Valle, Cherodia e Regonesi in difesa, a destra Missori, a sinistra Kayode, che teoricamente sarebbe un terzino sinistro, terzino destro, però ha giocato a sinistra, a centrocampo Faticanti con Ndur e Asa, dietro Esposito Vignato. Quindi una partita comunque ben interpretata da parte di tutti. Italia che parte forte, subito all'occasione con Esposito dopo 5 minuti, dopo un bel cross di Missori, ma è bravo il portiere a respingere. E all'ottavo minuto sono i polacchi a trovare il vantaggio con questo tiro da fuori da parte di Stralek, che trova il gol. Mastrantonio male, nel senso che la palla è rimbalzata all'ultimo e ha letto male, diciamo, il rimbalzo del pallone. Comunque, fatto sta che sono i polacchi a passare in vantaggio dopo comunque un buon approccio. E Italia che subisce un pochino il colpo perché nella fase centrale del primo tempo la partita è abbastanza equilibrata, ma un'Italia poco incisiva, che perde anche diversi palloni, fatica a mantenere il possesso ed è più la Polonia a provarci poi a creare pericoli. Che non crea in realtà qualche tiro da fuori, ma pochi presupposti. Però è più la Polonia a fare qualcosina, una Polonia anche molto compatta, aggressiva centralmente, e Italia che trova poi il pareggio al 33esimo su una giocata incredibile di Vignato, che accelera in maniera assurda e mette questa palla sul secondo palo per Asa, che solo trova il gol del pareggio. Poi subito altra occasione clamorosa, sempre sull'asse Asa Vignato, stavolta con il giocatore del Monza che da ottima posizione tira alle stelle, purtroppo, e una parte finale da ritmi sicuramente più alti. Ha avuto l'occasione anche la Polonia con Sangù dopo un errore di Kayode, ma è bravo Mastrantonio a respingere. Quindi diverse occasioni da entrambe le parti, un finale sicuramente da ritmi, ripeto, più elevati. Nel secondo tempo approccio così così. I primi 15 minuti non mi sono piaciuti tanto perché la squadra ha abbassato il baricentro, abbia lasciato giocare molto la Polonia cercando di sfruttare queste ripartenze veloci, grazie comunque a giocatori veloci, i nostri attaccanti, ma abbiamo perso troppi palloni fin dai primi minuti e l'approccio non è stato dei migliori. Poi di occasioni non ne sono state concesse, ma poi abbiamo preso più campo dal 60esimo in avanti. E da lì abbiamo fatto bene la partita, producendo angoli, creando situazioni interessanti, avendo comunque anche l'occasione per chiuderla con ancora Esposito, sempre tiro di Missori, stavolta deviato, ed Esposito che a tu per tu non riesce a bucare, bravo il portiere a respingere, e comunque l'Italia gestisce bene poi questo pareggio nel finale, concedendo il giusto solo nei minuti di recupero e continuando comunque ad attaccare grazie alla nostra qualità e anche velocità, se penso ad Asa e non solo. Ecco, quindi diciamo il rammarico è per il non aver chiuso la partita,
per i gialli Ingenio nel finale, Ndur, anche Turco, gialli assolutamente evitabili, anche perché Ndur no, non potrà giocare poi la finale per squalifica, e quindi sicuramente questo, però l'importante oggi era qualificarsi, l'abbiamo fatto, e adesso testa alla semifinale, che vedremo con chi sarà, probabilmente la Spagna, ma non si sa. Tiri 10 a 14, tiri in porta 5 a 7, possesso palla 47 a 53, occasioni pericolose 4 a 2, bene, Della Valle, ottima prestazione in fase difensiva, nei colpi di testa, molto attento, nelle chiusure, bene, molto bene anche Kayode, in entrambe le fasi, ecco in fase difensiva qualche errorino l'ha commesso, però giocatore preziosissimo, nonostante non abbia giocato, diciamo, in ruolo non suo, perché lui tendenzialmente gioca a destra essendo destro di piede, ma quest'oggi comunque molto bene a sinistra e molto bene anche Asa, trequartista che ha lavorato bene sia in fase di non possesso nel seguire a uomo il loro regista, il loro vertice basso, e in fase di possesso nel proporsi, nello svariare, nel comunque farsi sempre trovare, quindi molto molto bene Asa. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, Trino.